Bene, la seduta è aperta e passo la parola al direttore per l'appello, grazie. Lozzi, Alabiso, Ariano, Biondo, Candigliota, Carlone, Cerquoni, Ciancio, De Chiara, Giannone, Giuliano, Gugliotta, Guido, Gunnella, La Zazzera, Lazzari, Pompei, Principato, Rinaldi, Stelitano, Tosatti, Toti, Tripputi, Vitrotti, Zitoli. Bene, allora 14 presenti, la seduta è valida. Allora, passiamo alla nomina dei scrutatori. Gli scrutatori odierni sono la consigliera Labiso, il consigliere Lazzari e la consigliera Vidrotti. Grazie. Allora, il relatore della proposta della deliberazione per espressione di parere sulla proposta avente ad oggetto regolamento per l'esercizio delle attività commerciali ed artigianali nel territorio della città storica chiede cortesemente di anticipare al primo punto dell'ordine dei lavori. Siete d'accordo? Ci sono contestazioni? Se no procediamo con la votazione. Non ci sono contestazioni, quindi allora possiamo procedere. Stavamo chiedendo, non ci ho sentito. Ah, prego. Allora, il relatore chiede appunto questo anticipo perché ci sono dei problemi, ha dei problemi familiari, quindi chiede cortesemente di anticipare tutto qui. Ci dice il punto 4. E il numero 4, proposta di deliberazione per espressione di parere sulla proposta avente ad oggetto regolamento per l'esercizio delle attività commerciali ed artigianali nel territorio della città storica. Va bene? Possiamo procedere? Ok, grazie. Prego, consigliera. Grazie Presidente, buongiorno a tutti. Ringrazio per la vostra disponibilità. Questa proposta di deliberazione avente per oggetto regolamento per l'esercizio delle attività commerciali e artigianali nel territorio della città storica è stata discussa in commissione ed è stata votata con parere favorevole. Volevo però ricordare qual è la situazione normativa attuale. Ad oggi le attività commerciali e artigianali sono regolamentate dalla deliberazione del Consiglio Comunale 36/2006 modificata dalle delibere sempre del Consiglio Comunale la 65/2007 e 86/2009. Successivamente sono state approvate le delibere Consiglio Comunale numero 10 del 2009 inerente la disciplina delle attività commerciali e artigianali nel rione Esquilino ed aree adiacenti e la delibera numero 35/2010 recante disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande che ha abrogato le disposizioni contenute nelle deliberazioni Consiglio Comunale numero 36/2006, 86/2009 per la parte relativa a tali attività. Con la Convenzione sul patrimonio dell'umanità adattata
adottata dalla Conferenza Generale dell'UNESCO di Parigi nel 1972, il centro storico è stato riconosciuto sito UNESCO per il suo pregio e la sua unicità del patrimonio monumentale e artistico. E con atto della Commissione Parigi 1980 e successive integrazioni è stato riconosciuto Centro Storico di Roma, le proprietà extraterritoriali della Santa Sede nella città e San Paolo fuori le mura. Quello che è emerso nella Commissione si è rilevato quanto mai opportuna e necessaria una nuova regolamentazione delle attività commerciali e artigianali esistenti sul territorio sia nella città storica che nel sito UNESCO. Oggi la rete distributiva commerciale si presenta molto densa, derivante da una domanda esercitata da flussi intensi di turisti, popolazione fluttuante, che gravita sul territorio per motivi occupazionali, di consumo, di cultura, di svago e tempo libero. La concentrazione di queste attività sta mettendo a dura prova la sostenibilità ambientale del territorio. È altresì fondamentale regolamentare, soprattutto per quanto riguarda il sito UNESCO, l'insediamento di nuove attività commerciali e artigianali nel settore alimentare per preservare le connotazioni tradizionali della rete distributiva commerciale e artigianale presente nella città storica e garantire e incrementare la qualità dell'offerta commerciale. Si è proceduto insomma a un nuovo approccio alla disciplina di tutela e di riqualificazione delle attività commerciali e artigianali attraverso un'analisi statistica dei dati relativi alle attività alimentari e non alimentari che operano sul territorio, un'articolazione della suddetta disciplina secondo una logica dei cerchi concentrici con la previsione di 3 ambiti territoriali di intervento. Un'armonizzazione della stessa attuale disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla deliberazione Consiglio Comunale 35/2010. Il fine di conciliare le esigenze di sviluppo del tessuto economico della città storica con quelle di tutela del decoro nelle aree di maggior pregio, alcune delle quali attualmente caratterizzate da un diffuso degrado dovuto anche alla scarsa qualità dell'offerta delle attività commerciali e artigianali della tipologia alimentare. A parere della Commissione questa proposta è molto accurata in quanto è stata elaborata dopo apposito studio basato sull'elaborazione dei dati presenti nel sistema SIC, Sistema Informativo del Commercio, di Roma Capitale, riferiti alla data del 30 marzo 2017. Proprio da questo studio è emerso l'aumento delle suddette attività nonché una concentrazione delle stesse soprattutto nel territorio di alcuni rioni ricadenti nel sito UNESCO. Si è tenuto conto dell'attuale quadro normativo che prevede che le regioni e gli enti locali possano individuare aree interdette agli esercizi commerciali, ovvero limitazioni ed aree dove possono insediarsi attività produttive e commerciali. C'è un articolo su cui ci siamo soffermati che era appunto sulla tutela delle attività e viene ancora una volta ribadito ad esempio per quanto riguarda il sito UNESCO e anche la città storica l'interdizione, cioè l'esclusione da queste attività per esempio dei punti gioco. Mentre invece si valorizza molto di più l'artigianato, nel vero senso della parola, e le attività commerciali, ad esempio di somministrazione, con un grande riguardo per esempio sull'occupazione del suolo pubblico, quindi un'attenzione maggiore per quanto riguarda il decoro urbano. Grazie. Ci sono altri interventi? Non ci sono interventi, quindi se non ci sono interventi passiamo subito alle dichiarazioni di voto. Ci sono dichiarazioni di voto? Consigliera Vitro? Consigliera, mi scusi. Cerconi. Pur condividendo le basi dell'atto proposto, in Commissione avevamo fatto più volte riferimento al fatto che non si trattasse esclusivamente del centro storico, ma anche di una parte un po' più allargata, che oggi in realtà, e faccio riferimento al quartiere Appio Latino, subisce solo gli oneri di quelli che sono per esempio le tariffe
del centro storico, di quelli che sono gli oneri a livello di arredamento urbano del centro storico, e in questo caso sarebbe stato di buona, insomma, sarebbe stata un'ottima iniziativa quella di estendere questa normativa anche a quella parte che oggi in realtà è una parte cuscinetto tra la, diciamo, verso la periferia e quello che è il centro storico, e che quindi oggi subisce tutti i danni che questa, diciamo, che questa posizione conferisce. Per questi motivi Fratelli d'Italia si asterrà. Altre dichiarazioni di voto? Consigliera Vitrotti. Grazie Presidente. In realtà, diciamo, prendendo spunto da quello che ha detto adesso la consigliera che mi ha preceduto, è ovvio che manca in questa parte di regolamento invece, o quantomeno non è troppo chiaro, quello che succede in realtà alla città consolidata, appunto, che era in realtà adeguatamente normata nel vecchio regolamento e che invece ora non viene più citata. Tra l'altro, appunto, il nostro municipio ormai accoglie gran parte della città consolidata, quindi rimane, diciamo, un gap, un vulnus che purtroppo questo regolamento non è stato in grado di sanare. Per queste ragioni il Partito Democratico voterà contro. Altre dichiarazioni di voto? Non ci sono altre dichiarazioni di voto, passiamo quindi alla votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? La votazione ha avuto questo risultato, 14 favorevoli, 3 contrari e 2 astenuti, quindi la deliberazione è approvata. Passiamo al punto successivo e quindi torniamo a quello che era precedentemente il punto 1, ed è la proposta di deliberazione avente oggetto autorizzazione e iscrizione ai centri sociali anziani del municipio Roma 7 di anziani residenti nei municipi limitrofi. Chi vuole relazionare, consigliere Principato? Grazie Presidente, colleghi consiglieri. Come da iter amministrativo, la proposta di deliberazione è stata trasmessa alla Commissione Politiche Sociali e così in data 15 settembre la Commissione si è espressa con parere favorevole. Ai sensi dell'articolo 8,2 del vigente regolamento Centri Anziani, in qualità di Presidente di Commissione, ho trasmesso una nota alla Presidenza e all'Ufficio Consiglio affinché prima dell'espressione in sede di Consiglio sia data la possibilità ai comitati di gestione all'interno, nominati all'interno della proposta di delibera, di esprimere, se lo richiedono, un loro parere in merito alla delibera stessa. Per questo chiederei al termine della discussione, prima della votazione di consiglio, di verificare la presenza in aula di eventuali appartenenti ai comitati di gestione e quindi dargli eventualmente la possibilità di intervenire. Vado a leggere la delibera. Nella parte del deliberato, quindi, il Consiglio del Municipio Roma 7 delibera di procedere all'iscrizione ai centri sociali anziani del Municipio 7 dei seguenti anziani: Centro Sociale Anziani Centroni, la signora Aquilani Filomena Imperatrice; Centro Sociale Anziani San Giovanni, la signora Marini Maria Assunta Francesca; Centro Sociale Anziani Via Iberia, la signora Grillo Giuseppina; Centro Sociale Anziani La Romanina, il signor Bozzo Giuseppe; Caponera Paola, Fuso Fiorella, Legato Anna Maria, Legato Maria Teresa, Liguori Bruno, Maldera Maria Rosaria, Mansi Giovanni, Nardoni Arnaldo, Pacchetti Paola, Petrucci Carla. Centro Sociale Anziani Villa Lazzaroni,
la signora Andreoni Anna Maria, Gianbelluca Ninfa, Centro Sociale Anziani Quarto Miglio, la signora Semeraro Carmela, Centro Sociale Anziani Largo Spartaco, la signora Poruknik Nadia, la signora Ugolini Silvana, Valle Domenico, Zecevic Anica Marica, Centro Sociale Anziani Cinecittà Est, la signora Bromuro Amalia, Delle Monache Luigi, Napolitano Giuseppe, Trivelloni Maria e per completare all'interno del Centro Sociale Anziani Cinecittà il signor Messina Agostino. Grazie. Altri interventi? No, passiamo alle dichiarazioni di voto. Ci sono dichiarazioni di voto? Non mi sembra. Passiamo quindi alla votazione. Non vedo presenti in aula. Quindi passiamo alla votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Credo sia stata approvata all'unanimità, giusto? Sì. Sì, 19, quindi all'unanimità. Passiamo al punto successivo. Ah, questa sì, assolutamente. Immediata eseguibilità, così la rendiamo subito efficace. Votiamo con, allora, favorevoli all'immediata eseguibilità. Contrari? Astenuti? Concessa. Punto successivo. Proposta di deliberazione per espressione parere sulla proposta avente ad oggetto l'approvazione del regolamento per il diritto di accesso ai documenti, ai dati e alle informazioni, abrogazione della deliberazione del Consiglio Comunale numero 203 del 20 dicembre 2003. Sì, del 26, decreto del 26, 20, numero 26 del 4 agosto 2017, protocollo RC 21446-2017. E, sì, stavo pensando e vi informo subito. Ho ricevuto una richiesta di ampliamento dell'intervento fino a 30 minuti sul tema che concedo, essendo regolare richiesta come da regolamento del municipio, articolo 61,2, si richiede l'ampliamento vista l'importanza dell'oggetto e quindi è assolutamente concessa, consigliere Ciancio. Chi vuole? Consigliere Pompei. Sì, grazie Presidente. Volevo a presentazione della proposta volevo leggere alcuni stracci delle premesse per sottolineare, come posso dire, l'aspetto, l'estrazione o l'origine prevalentemente tecnica del regolamento predisposto dagli uffici, predisposto insieme agli uffici, nonché il fatto che trattasi di un provvedimento necessitato in quanto previsto, in quanto, come posso dire, scaturente da modifiche della normativa vigente. Infatti noi avevamo il regolamento, ci avevamo con deliberazione 203 del 20 ottobre del 2003, il Consiglio Comunale aveva approvato il regolamento per il diritto di accesso ai documenti e all'informazione in attuazione della 241 del 7 agosto 1990. Successive modifiche normative avevano soltanto aggiornato, finché in un certo punto non è uscito il decreto legislativo 33 del 14 marzo 2013, dove ha tra l'altro introdotto l'accesso civico definito come diritto esercitabile da chiunque di richiedere gratuitamente senza necessità di motivazione la pubblicazione di documenti, informazioni o dati che l'amministrazione ha messo di pubblicare curando un obbligo di legge. Con successivo decreto del 2016 il principio generale di trasparenza è stato meglio definito come accessibilità totale ai dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuoverne la partecipazione alle attività amministrative e favorirne forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. Per tali finalità è stata introdotta anche una nuova tipologia, il cosiddetto accesso civico generalizzato, non sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente né a motivazioni. Quindi la modifica del quadro normativo ha necessariamente portato alla necessità di aggiornare completamente la delibera 203 del 2003 e a tal fine è stato, con determinazione dirigenziale del novembre 2016,
è stato istituito un gruppo di studio e di lavoro per l'attuazione del diritto d'accesso e per la revisione del regolamento. Questo gruppo ha lavorato per un certo periodo di tempo ed ha scaturita ovviamente nel confronto con tutte le componenti comunali ed è scaturito il testo di regolamento sul quale adesso viene espresso il parere. Sottolineo ecco quindi l'aspetto non prevalentemente politico come potrebbe essere un altro regolamento, è l'aspetto di necessità che deriva dall'aggiornamento legislativo. Per quanto riguarda la presentazione penso che mi possa fermare qui, poi lasciamo alle eventuali osservazioni sul dibattito, nel corso del dibattito, quello che c'è da dire successivamente. Grazie Presidente. Altri interventi? Consigliere Ciancio. Grazie Presidente, grazie per avermi concesso il tempo disponibile per relazionare in merito a questa proposta. Ci siamo già visti in commissione e abbiamo posto dei problemi. Io in premessa volevo dire un po' ai consiglieri, all'Aula, che la verità, la trasparenza e la pubblicità degli atti sono i pilastri della buona amministrazione. Penso che tutti quanti siamo d'accordo. Il Movimento 5 Stelle si fa paladino quindi di questi principi, ma quando però sono gli altri ad amministrare. Per i propri amministratori invece vale la regola opposta, quella dell'opacità e del possibile insabbiamento di atti pubblici. Ne è prova stamattina quello che succede in Sicilia a proposito di atti preclusi a chi chiedeva la visione degli atti per abuso edilizio, ma è un'altra storia. La proposta del nuovo regolamento per l'accesso agli atti di Roma Capitale predisposta dal Campidoglio, oggi guidato dal Movimento 5 Stelle, pregiudica la stampa, agli amministratori, la possibilità di informare i cittadini e di controllare e verificare l'operato dell'amministrazione. La delibera molte volte è capitato che qualcuno si distraesse nell'aula o nelle commissioni e si richiede l'attenzione massima. La delibera contrasta col principio di semplificazione, caro capogruppo, perché si passa dai 22 a 42 articoli. Contrasta con quello della trasparenza, perché ci sono pericolosi accenni al potenziale uso strumentale degli atti e, limitando la possibilità di accesso ai dati, apre una strada all'interpretazione discrezionale, dico, quindi al rifiuto delle richieste. Questo può diventare inevitabile con questo cambio di direzione. Siamo anche molto preoccupati per il ruolo e i diritti stessi dei consiglieri, che nella piena attuazione del suo mandato ha diritto e direi anche il dovere di poter accedere agli atti dell'amministrazione in pieno spirito di trasparenza e collaborazione. Qui mi viene in mente di richiamare all'attenzione accesso con il protocollo. Diventerebbero tutti accessi tardivi rispetto ai problemi che la politica e il velocissimo incidere degli atti produce. Anche il Movimento 5 Stelle, i grillini di Monteverde, dicono no agli articoli del nuovo regolamento. E il Campidoglio, ripeto, il Campidoglio ha rimandato l'approvazione. Dal 18 non si è discusso in aula, come altri provvedimenti e regolamenti. L'ho fermato in commissione, come dicevo prima. Allo stato dell'arte non avevate alcuna necessità di dotarvi di questo regolamento. Assolutamente, perché rischia solo di sovrapporsi a scelte del legislatore, visto che è stato da poco approvato il FOIA, accesso generalizzato, lo citavo. Poi ne parliamo delle preclusioni semplici che dà l'accesso generalizzato. Lei dà alcune preclusioni direttive precise. E sulla questione proprio è intervenuto il Ministro. Se abbiamo da una parte semplificato a livello nazionale, dall'altra parte
a livello comunale vediamo una restrizione. Invece di una semplice applicazione delle norme, qui è tutto l'opposto. Si presenta un regolamento di 30 pagine, si passa dai precedenti 22 articoli agli attuali 42, alla faccia della semplificazione, complicando la vita non solo dei consiglieri, dei cittadini, ma anche degli amministratori, dei funzionari. Ci sono alcune cose particolari, serie e rischiose, a partire dall'articolo 33. Sui casi generali di inammissibilità agli atti, dove avviene una cosa molto grave, al comma 5 vengono ampliate le tipologie di richieste che possono essere derubricate, inventando categorie non contenute nella legge né disposizioni trascritte o formulate dall'ANAS. L'articolo 40, comma 2, dice che le richieste di accesso degli atti degli amministratori possono essere generiche e di giustificato aggravio, cioè non devono aggravare al lavoro naturalmente le funzioni. Ingiustificate. Mi è capitato di andare, non so se a noi consiglieri può capitare di andare in farmacia di comprare un chilo di cemento, forse qualcuno va con la bottiglia poi a comprarlo. Mi sembra che è assurdo che un consigliere, qualsiasi consigliere, possa fare una richiesta inammissibile. Assolutamente, non ho visto una da quanti anni che conosco l'amministrazione, non ho visto una richiesta inammissibile di atti. Poi li vediamo quali sono quelli inammissibili. Il regolamento di prima diceva che gli uffici devono agevolare l'accesso agli atti, ora si dice che l'accesso non può interferire con il buon andamento dell'amministrazione, giusto? In merito all'articolo 39, giustamente richiamato dalla stampa bavaglio, poi parleremo anche del professor che ha criticato e ha conferito tranquillizzando, poi ne parleremo meglio. Giustamente il primo comma riproduce la disposizione della circolare Madia, cioè una circolare ministeriale, per cui, ma il comma 2 fa un preciso richiamo alla responsabilità del dirigente per danno dell'immagine, una specifica totale inutile che chiaramente un freno ai dirigenti e quindi anche per gli amministratori locali che utilizzano gli accessi agli atti proprio per garanzia e chiarezza alla trasparenza. Siamo riusciti nel capolavoro, un documento che parla di semplificazione ma che è molto più corposo del precedente. Non mi voglio ripetere, quindi vorrei su questo regolamento, insieme a tutti i cittadini, le associazioni, i comitati e tutti quelli che vogliono affermare il diritto di trasparenza, daremo battaglia al Movimento 5 Stelle. 5 Stelle è una sigla che ha attratto rispetto a queste battaglie che giustamente partono da lontano, ma Grillo e Casaleggio magari sono abituati a mettere il bavaglio ai propri consiglieri comunali e ne abbiamo l'esempio, ma di certo non lo metteranno al Partito Democratico. Limitare l'accesso agli atti della città significa limitare le funzioni di indirizzo, controllo proprio degli amministratori locali. Ripeto, quando in commissione mi si dice che abbiamo il protocollo per avere l'accesso diretto, voglio vedere come faccio a vedere i file di VG o file di natura diversa che anche oggi non riusciamo a vedere, o tardivamente solo su carta facendo un accesso diretto, formale, si possono avere. Sulla partita della trasparenza si gioca non soltanto la partita democratica ma anche economica, cari consiglieri, perché legata al miglior impiego delle risorse e dello sviluppo della città. Il Movimento 5 Stelle, dopo aver promosso e promesso di rendere Roma Capitale una casa di vetro, oggi con questo regolamento fa un passo indietro.
porto il Comune in una direzione diversa. Abbiamo ascoltato silentemente anche la relazione annuale della Giunta Pentastellata. Dopo un anno di amministrazione, i risultati fanno acqua da tutte le parti. Il vento è cambiato, dice la sindaca, ma i problemi si sono moltiplicati, altro che regolamento e delibera sulla trasparenza. Ad ogni livello le forti difficoltà amministrative sono sotto gli occhi di tutti i cittadini. Tanti fallimenti, tanti gli atti e le cose non fatte, un percorso fatto solo di un lungo elenco di inadempienze che vengono. Può attenersi anche al tema, per favore? È il tema. Come non è tema questo? No, non credo. Credo che la giunta municipale. Sto elencando una serie di atti che secondo me devono essere trasparenti. Vado al sodo. Vado al sodo dicendo che è assolutamente inadeguato che ci mettiamo ad approvare regolamenti quando un elenco così grosso, così folto di problemi interessa Roma e il nostro territorio, un vero fallimento. Potrei elencare un lungo elenco di atti che naturalmente vorremmo vedere poi negli accessi agli atti. Nulla è stato fatto, tutti gli atti sono rimasti sulla carta, fuffa. Mi è estremamente difficile parlare della gran toppa del regolamento, altro regolamento dello statuto, non ne parliamo. A babbo morto volevamo legittimare i vostri assessori e in merito alla composizione della parità di genere, un disastro. Mi scusi, stiamo parlando. E direi che questa stiamo parlando che di un atto e vorrei che la conversazione fosse vedere, sull'atto, consigliere Ciancio, per favore, sull'atto. Parliamo, rimaniamo in tema, grazie. A dire questa proposta di delibera nega l'accesso agli atti alla stampa, ai cittadini, ai consiglieri, la norma bavaglio del 4 agosto, ora al vaglio anche nel nostro municipio per le eventuali osservazioni, non ne vedo possibilità quando all'articolo 1 dove tutti i documenti degli atti amministrativi sono pubblici, questo articolo viene cassato, articolo 2,1. In questo momento così difficile, dico, per la città, del vostro movimento, per la vostra sindaca, chiedo a voi consiglieri di non sostenere pericolosi tesi di gruppi populisti dominanti che nulla hanno a che fare con la buona politica. I fantomatici finti metodisti, dei Fox, grillini populisti, che sostengono e promuovono regole, falsi modelli di sviluppo, basati sulla percezione del fare, sul cambiamento dei regolamenti, devono essere isolati. Mi scusi, la scorsa volta si era detto, era stato lei anche in discussione, che non bisogna assolutamente offendere e non bisogna... Io dirò la stessa cosa se sento parole del genere rivolte ad altri, dirò la Guardi, stessa identica cosa. Io non ho offeso nessuno, io penso ripeto di sì, che penso in di sì. Momento allora si attenga per favore alla discussione sull'atto, perché chiedere 30 minuti per offese, divagazioni. Non ho offeso nessuno. Allora mi scusi, le ho già detto che dirò la stessa cosa se sento le stesse parole rivolte ad Quindi, altri. Quindi cari consiglieri. Quindi vorrei che lei si renda conto che se chiede 30 minuti, 30 minuti devono essere sul tema, perché io non concedo 30 minuti per parlare di altro. È un tema. Consigliere Ciancio, penso il tema è importante, parli del tema. Lei sta parlando di altro da 20 minuti. No, mi scusi, le divagazioni le eliminiamo. Io le concedo 30 minuti sul tema, come da regolamento. Quindi, grazie. Cari consiglieri, dopo aver ascoltato questa proposta, anche in commissione, dove ci si è arditi all'intervento del professor Gambino, per quanto riguarda l'autorevole parere che ha dato, la libertà di stampa e la trasparenza non sono a rischio. Queste sono le parole in commissione da parte della Presidente. Io inviterei i consiglieri a guardare bene il professor Alberto Gambino,
autorevole personaggio, rettore, prorettore dell'Università Europea, poi promuove nel blog delle stelle, non quell'autorevole, ma firmato sempre 5 stelle, vi invito a vedere, le modalità dell'informazione e dell'informatica, e quindi non è un autorevole personaggio neutro che può dire la libertà di stampa e di trasparenza non sono a rischio, assolutamente no. L'articolo 1, l'articolo 40, comma 2 e 3, l'articolo 33 pongono delle serie questioni per tutti. Io ho rivisto il regolamento del Comune di Roma, dove ci possono essere delle situazioni migliorative sicuramente, ma stravolgere un regolamento in nome della trasparenza, quando c'è il, avete citato il FOA, quali sono le eccezioni? Le eccezioni sono semplici nella direttiva della Madia: la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico, e non ci piove, giustamente, la sicurezza nazionale, la difesa delle questioni militari, le relazioni internazionali, la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato. Sto leggendo i punti riportati nel FOAD. La protezione dei dati personali in conformità alla disciplina legislativa in materia, la libertà e la segretezza della corrispondenza, gli interessi economici e commerciali delle persone fisiche. Naturalmente su queste eccezioni non si può dire nulla, ma noi quando andiamo ad analizzare l'articolo 33, comma 5, l'amministrazione capitolina coniuga il diritto alla trasparenza con l'esigenza di non pregiudicare attraverso un esercizio improprio e surrettizio del diritto di accesso il buon andamento dell'attività amministrativa, avviando con i richiedenti un dialogo cooperativo anche nei casi di, e fa questo elenco, istanze massive. Ho fatto prima l'esempio, ma ci può essere un esempio di un'istanza formulata da un consigliere che è errata rispetto a un accesso? Quando è che abbiamo disturbato un accesso agli atti? Quando è? Io non ne ricordo nessuno. Ho fatto l'esempio prima, accesso, istanze generiche. Quando ci può essere un'istanza generica? Istanza esplorativa, finalizzata esclusivamente a scoprire quali informazioni dell'ente dispone. Io, a vedere questo regolamento, l'ho detto in commissione, mi sono permesso di dibattere con chi era presente, abbiamo posto i problemi, si è votato velocemente. Anche qui ho ripreso della 141 l'esclusione del diritto di accesso, mi sembra che siano veramente semplici ed efficaci. Per questo motivo diciamo no alla delibera, a questa delibera, perché contrasta con il principio della semplificazione, perché contrasta col principio della trasparenza, limita la possibilità di accesso ai dati, limita, e abbiamo visto perché, ed è vero, e ne darete atto, perché quando scioglierà la neve si vedrà il risultato finale. Naturalmente oggi noi possiamo denunciare, ma nulla possiamo fare rispetto a una convinzione così bulgara. Il nuovo regolamento per l'accesso agli atti del Comune di Roma riporta le lancette, l'ho detto prima, da anni fa. Io avrei voluto, visto che voi coinvolgete spesso i movimenti, le associazioni, su questo regolamento, come dire, un minimo di coinvolgimento con una parte, diciamo, non possiamo certo coinvolgere tutti, e fare un'intervista, visto che il presidente emerito, presidente della commissione scuola, fa delle interviste inoltrando a tutte le associazioni dei questionari. Perché non abbiamo inoltrato un questionario ai cittadini e a quanti altri ce lo chiedevano? Forse arriveranno in questi giorni, perché non hanno avuto l'informazione relativa a questo cambio, però direi, cosa buona e giusta, è dire ma
Quali sono stati i problemi che avete avuto quando chiedevate l'accesso agli atti? La bilancia pesa dalla parte degli amministratori, dei funzionari o pesa dalla parte dei cittadini? Cioè, qual è il problema? Non era opportuno, ritengo, l'ho detto in premessa, non è opportuno che il Movimento 5 Stelle in questo momento vada in questa direzione. Magari se il tempo è scaduto mi avvisate, perché vorrei consumare tutto il tempo. Affrontare una realtà fattiva dei veri problemi, questa è l'esigenza. Un confronto che chiediamo è questo, anche su questo problema. Non a caso, quando si tratta di problemi, poi dobbiamo chiedere i consigli straordinari. Operando adesso invece in modo esclusivo con questo blocco di contrasto rispetto a quello che si pensa, non ci porta da nessuna parte, anzi direi che è necessario invertire questo modello, e per questo mi sono permesso prima di dire ai consiglieri un accenno politico rispetto alle cose che non sono corrette, bisogna avere il coraggio di denunciarli anche all'interno dei propri movimenti o dei propri partiti. Il confronto che abbiamo chiesto in Commissione e in Consiglio è proprio questo. Io, rispetto ai problemi della città che ho detto prima, che sono sotto gli occhi di tutti, vorrei che ci fosse una presa di posizione, poi ci possono essere anche dei problemi superati, perché pregiarsi assolutamente di aver fatto bene diventa poi uno stillicidio, come il siciliano che arriva a Roma e pensa di aver visto una Roma meravigliosa, poi in effetti di questo noi non ne tocchiamo assolutamente, non ne lambiamo parte, perché vediamo assolutamente cose diverse. Quindi io inviterei i consiglieri, uno, a verificare questa autorevole posizione che ha preso il professor Gambino, guardando chi è realmente. Due, di non portare in Campidoglio questo regolamento, già il 18 l'hanno sospeso, doveva andare in discussione il 18 e si sono fermati, come si sono fermati anche sullo statuto, quindi queste figure evitiamo. Possiamo parlare del bilancio, degli impegni, cosa gradita, perché gli impegni per noi sono un momento importante, vuol dire spendere quei soldi che i regolamenti, il non decentramento naturalmente, ma un bilancio derivato, ci attribuiscono. Io finirei nell'invitare quindi questa maggioranza a rigettare questo regolamento, rigettarlo perché non è questa la direzione che può prendere un movimento. Se non a caso i consiglieri che conosco e i cittadini che conosco di Monteverde e anche di San Giovanni sono entrati nel merito e non accettano questo regolamento, vorrei che anche rispetto a un potere enorme che i municipi hanno, possiamo dire di no. Questa è la legislazione nazionale è sufficiente, stiamo andando in una direzione di accesso generalizzato, vuol dire non ci devono essere motivi, gli atti pubblici sono pubblici e tutti possono guardarli tutti, a prescindere dall'elenco che ho formulato, che ha formulato l'ANAC. Quindi qual è il motivo? Deve nascondere qualcosa al Movimento 5 Stelle? Assolutamente penso no, tranne quello che succede a Bagaria poi, dove stamattina abbiamo visto sui giornali che dice i giornali non sono veri. Allora, io ripeto, lei ha 30 minuti per parlare del tema, se no ne ha 10 come tutti gli altri. Se no ne ha 10 come tutti gli altri, lo ricordo anche a tutti veramente, chi mi chiede 30 minuti parli sul tema, perché altrimenti interromperò. Ma perché non possiamo fare un esempio? Mi perdoni, io sto facendo un esempio di accesso agli atti.
dove un cittadino ha chiesto un accesso agli atti e gli è stato negato. È un esempio di un accesso agli atti non garantito, perché funzionari dei vigili urbani e sindaco hanno detto di no per tenere la pratica ferma sino a quando veniva messa a posto. Di questo si tratta, cari consiglieri di 5 Stelle. Quindi io escludo. Tra noi e loro. Allora, ordine, ha ancora 5 minuti, consigliere Ciancio. Grazie. Facesse l'intervento la consigliera, ma non è che ci interrompe. Ordine. Alziamo la mano per intervento. Quindi, cioè, io ritengo che dire, io guardo sempre gli interventi di tutti i consiglieri pentastellati. Io guardo gli interventi, nessuno si permette di precludere, nessuno di precludere gli interventi dei consiglieri 5 Stelle. Gli esempi sono all'ordine dei lavori, naturalmente un esempio può essere citato. Non ci dobbiamo far male se è successo questo. Cosa devo dire oltre a quanto già splittato? E se volete possiamo entrare nel merito dell'articolo 40. Lo ripeto ancora, generiche. Quando mai potrà essere una richiesta generica? Ma chi si prende la briga di fare richieste generiche? Allora, da 22 a 42 ci sono degli articoli che assolutamente non dovevano essere inseriti. Mi riferisco in particolare all'articolo 39, sono stati inseriti due articoli nuovi che non hanno ragione di esistere, in particolare il comma 2 del 39. Bene, se volete lo leggo, i dirigenti chiamati all'attuazione delle diverse forme di attesa, disciplina del presente regolamento, tengono in considerazione il rilievo pubblico. Ma quando mai non l'hanno tenuto il rilievo pubblico? Cioè perché non, i dirigenti sinora sono stati così, sono permessi di fare cose, tengono sicuramente del rilievo pubblico, ma non limitando l'accesso. O limitandolo e precludendolo. Questo è quanto, l'articolo 40, comma 2 e 3, lo ripeto per l'ennesima volta, questa è la situazione, questo regolamento è veramente una assurdità, potreste chiedere a cittadini e fare un'inchiesta su questa roba e capirete, ponendo i termini veri, cioè come si farà l'accesso con la PEC, con l'accesso diretto, quanti sono quelli, chi è capace adesso? Veramente pensiamo che ci siano cittadini che siano attrezzati come i consiglieri, come gli addetti ai lavori? Assolutamente no. Quindi la formulazione al rifiuto delle richieste è un qualcosa che non può essere ammissibile. Ammissibile, lo ripeto perché il Movimento vuole verità e trasparenza, ma questa assolutamente non è la strada che consente di arrivare a una partecipazione fattiva, costruttiva, in cui i cittadini controllano realmente quello che le amministrazioni fanno. Forse, dico e mi taccio e chiudo veramente, il nostro municipio, la nostra città oggi più che mai è abbandonata nel degrado più assoluto, i nuovi regolamenti e la costruzione di false notizie diventeranno un bel mestiere a 5 Stelle. Grazie. Allora sì, consigliere Candigliotto, facoltà di parola. Grazie Presidente. Allora, volevo innanzitutto sottolineare che in quest'anno anche la Giunta è venuta a riferire ciò che avevamo fatto anche per la trasparenza, quindi parlare di trasparenza con noi mi sembra una cosa abbastanza ridicola, perché basta andare sul sito e tutti i dati sono ben pubblicati, quindi la trasparenza l'abbiamo sempre mantenuta senza mai nascondere atti. Anzi, è stato sempre aperto anche la Giunta al cittadino e a tutti quanti. Quindi parlare di trasparenza, parliamo di niente. Consigliere Ciancio, niente repliche, per favore. Posso continuare? Grazie.
Poi volevo, ovviamente ho preso qualche appunto, non tutto, ma anche se conoscevo già l'intervento di chi mi ha preceduto, perché ovviamente era tutta roba scritta sul Corriere di Roma, parola per parola, quindi è stato proprio fatto un copia e incolla, e questo mi fa enormemente piacere, insomma, che abbiamo il dettatino, uno lo prende, lo copia, incolla e fa praticamente il suo intervento di mezz'ora. La prossima volta mi prendo il libro di Montanelli e faccio l'intervento pure io. Comunque, vabbè, detto questo, si fanno citazioni del professor Alberto Gambino, ma poi alla fine non si dice quello che ha detto. Quindi vorrei ribadire proprio sul concetto dell'articolo 40, preso proprio dall'intervento del professor Alberto Gambino, dove dice che dell'articolo 40 della proposta è conforme a quanto delineato dalla giurisprudenza amministrativa del Consiglio di Stato, sezione quinta, 26 settembre 2000, numero 5109. Del Consiglio di Stato, poi 4471 del 2 settembre del 2005, potrei continuare ma è inutile, insomma, quindi quando si fanno delle citazioni sarebbe bene comunque continuare su quello che c'è scritto. Poi ovviamente un attimino, che qua abbiamo preso un po' di appunti, vorrei anche dire che oltretutto si parla dell'articolo 39. È importante comprendere che nell'articolo 39 il dirigente non ha facoltà di negare accesso agli atti, perché i criteri non sono inseriti tra quelli in base ai quali si può negare la richiesta d'accesso. Quindi non può farlo adesso come non poteva farlo prima. Anche perché poi uno si fa ricorso al TAR e voglio vedere se... L'opposizione invece gioca su questo, perché non è immediato capire la differenza tra criteri di negazione e criteri di cui tener conto. È una differenza molto sottile, ma è importantissima. Allora, noi stiamo giocando su determinati dettagli che non sono previsti, come diceva anche il professor Gambino, è delineato dalla giurisprudenza amministrativa. Ma quindi quello che vorrei consigliare è che forse meglio che prendere un articolo, e quindi quando si dice che spazia molto, è perché sull'articolo si spazia molto, purtroppo, quindi giustamente si vanno ad affrontare anche altri problemi. Forse almeno un sunto sarebbe stato carino, almeno se prendevano solo le cose più importanti. E quindi consiglio sentitamente di prendere ciò che realmente dice la giurisprudenza e non quello che dice il Corriere di Roma. Grazie. Ci sono altri interventi? Chi prima delle due? Chi ha alzato prima? Consigliera Vitrotti. Grazie Presidente. Allora, io in realtà mi atterrò strettamente a quelle che sono gli articoli previsti da questa proposta, però prima ho diciamo, la necessità di fare una premessa, perché io sono in questo Consiglio non da molto tempo, dal 2013. E per chi, diciamo, non c'era nessuno dell'attuale maggioranza, però chi era già qui si ricorderà che uno degli elementi su cui all'interno della maggioranza stessa facemmo dura battaglia fu proprio quello di avere la possibilità di avere atti e documenti a disposizione di tutti i consiglieri. E questo, diciamo, lo dico perché mi trovai spesso al fianco della stessa di alcuni consiglieri che erano di opposizione del Movimento 5 Stelle, proprio perché ci trovammo più volte nella difficoltà di reperire gli atti che erano utili e necessari per lo svolgimento delle commissioni e del regolare funzionamento del Consiglio.
proprio diciamo andando a fare un a prendere diciamo un articolo fondamentale di quello che però è ormai il vecchio regolamento, perché se oggi andiamo all'approvazione di questo probabilmente lo abbiamo cassato, in cui proprio all'articolo 2,1 si recitava questo: tutti i documenti e gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici. Questo articolo, vi comunico, se non ve ne siete accorti, che è stato cassato. E mi dispiace, perché proprio con quell'articolo in mano, andandolo a sventolare per i corridoi, qualcuno disse che non c'era appunto un'adeguata trasparenza all'interno dell'amministrazione. Allora delle due l'una, perché non è che si può fare in campagna elettorale una propaganda rispetto alla necessità di avere per tutti un accesso facile, semplice, siamo alla Roma semplice, avvicinando i cittadini che sono in una sono stati messi non nelle condizioni di poter avere, gli amministratori nemmeno avevano questa facoltà, e poi cassiamo quello che è l'articolo principale sul quale invece si dovrebbe non solo fare una battaglia di salvaguardia, ma salvaguardare la dignità stessa di un consigliere. Si cassa. Questo non lo trovate sul Corriere, eh? Forse neanche dal dottor Gambino, il professor Gambino, non so chi sia. Non so chi sia. Si passa da Indro Montanelli a un tizio che non so chi sia. Però vabbè. È la leggerezza con il quale si affrontano le cose che veramente lascia sempre più preoccupazione. Andiamo avanti. Quando, senza arrivare agli articoli che sono stati citati, però il diritto di accesso degli amministratori era normato dall'articolo 20. Che recitava questo: gli amministratori comunali e municipali hanno il diritto di ottenere da tutti gli uffici comunali, gli enti, istituzioni e gestori dei servizi pubblici tutte le notizie e informazioni in loro possesso. Qual è il motivo per cui si è andato a cambiare e a toccare questo articolo? Qual era la necessità? È diventato, articolo 40, le richieste di accesso degli amministratori non possono essere generiche, emulative e di ingiustificato aggravio per gli uffici. Fatemi capire, senza entrare nelle possibilità di fare o meno l'accesso, ora me li sono persi perché tra i tanti appunti che ho preso, fatemi capire se io ho la necessità di recuperare le informazioni dal 2013 ad oggi non lo posso fare perché è un aggravio per gli uffici. Io non so a noi se ci rendiamo conto di quello che stiamo dicendo. Addirittura vi faccio presente che alcune consigliere, c'è la consigliera Biondo, è qui e l'ho fatto presente anche in altra sede, si è messa a prendere lei stessa foglio per foglio, quindi non è un problema di aggravare gli uffici, ma se c'è la necessità nella rappresentazione, nella responsabilità di un consigliere di poter accedere a degli atti, perché ne risponde anche del suo lavoro e della sua figura da eletta, lo deve poter fare. Questo articolo e questo regolamento non ce lo permette più. Ma perché riempirci la bocca di trasparenza se poi negli atti non abbiamo neanche il buon senso di poter rispettare una legge nazionale di cui il Comune di Roma aveva semplicemente la necessità di recepirlo e non di farsene un regolamento proprio, e di andare, tanto più invece che semplificare, torniamo indietro nel tempo e cerchiamo di mettere diciamo dei lacci e dei lacciuoli a chi già con una difficoltà enorme recepisce gli atti. E questo non lo potete dire che non è così, perché quante volte all'interno delle discussioni delle nostre commissioni ci siamo ritrovati senza atti? Non è capitato a nessuno? Capitava solo quando governavano gli altri? Purtroppo capita ancora. Tante volte entro nelle commissioni, tavolo vuoto, si parla di cose anche diciamo importanti senza un atto amministrativo. Erano richieste che, ve lo dico, facevo alla mia vecchia maggioranza. Oh, non si può lavorare senza l'atto davanti. Era del 2007 e consigliere, lei deve intervenire, non me deve parlare sopra, e la prego di intervenire.
Mi dispiace che non l'ho sentito. La sento io ogni volta. Ma io le do ragione, le do assolutamente perché ragione. Se vuole intervenire, alza la mano e fa il suo intervento. Allora, non ci può sempre do assolutamente ragione. Io non ho sentito, perché da qui non si è sentito, ma non è permesso intervenire mentre uno parla. Per favore, educazione. Grazie, Presidente. Quindi, quando arriviamo agli articoli che sono l'articolo 33, che sono i casi generali di inammissibilità e dialogo cooperativo, sono importanti anche le parole. Che cosa sono i casi generali di inammissibilità e poi si parla di dialogo cooperativo? Io non so. Però c'è l'articolo 5 che è fantastico, il comma 5, scusate, dove dice, perché poi uno le cose giustamente le deve leggere, non se le deve andare a raccattare sul web, perché appunto oggi è questo, no? Allora, l'amministrazione capitolina coniuga il diritto alla trasparenza con l'esigenza di non pregiudicare attraverso un esercizio improprio e surrettizio del diritto di accesso, quindi già c'è un pregiudizio qua. Cioè già si dice che se qualcuno vuole andare non deve però, diciamo, esercitare impropriamente, in modo surrettizio, il diritto di accesso. Il buon andamento dell'attività amministrativa, avviando con i richiedenti un dialogo cooperativo, talmente cooperativo che non c'è anche nei casi di istanze massive, fantastiche, contenenti un numero di dati o documenti manifestamente irragionevoli, tali da comportare un carico di lavoro in grado di compromettere il buon funzionamento degli uffici e dell'erogazione dei servizi. Questa è cooperazione? Ah no, vabbè. Pensavo fosse altro. Istanze generiche, istanze esplorative, istanze seriali. No, questa è bellissima, la dobbiamo leggere insieme. Trasmesse da un unico soggetto, da una pluralità di soggetti riconducibili ad un medesimo ente, in un periodo di tempo limitato, quindi se io faccio un accesso agli atti, poi ci arriva l'altro ente che, diciamo, mi somiglia e dopo una settimana però lo vuole fare pure lui, non lo può fare, perché attraverso l'impatto cumulativo delle singole richieste rallentano l'ordinaria attività delle strutture destinatarie. Insomma, l'impressione è che ci si mette dietro la macchina amministrativa, che per carità è obsoleta, ha anche delle lungaggini amministrative, quindi è in quello lì che avremmo dovuto avere un intervento, cioè andiamo veramente a smaltire, prendiamo il FOIA e mettiamolo qua dentro. Noi ci stiamo, non che andiamo a prendere il foglio, lo usiamo come diciamo noi e poi ci facciamo pure la propaganda sopra, faccio notare che, diciamo, il foglio scrive delle cose e voi ne aggiungete altre, tipo questa roba qui non è prevista né dall'ANAC né dalla legge nazionale, quindi non, è ancora peggio, si prende un pezzo di legge nazionale e poi si adegua a quello che è, forse, io la capisco così, i regolamenti che ci sono all'interno del Movimento 5 Stelle, che vogliono essere quelli che regolamentano anche l'amministrazione della città di Roma. Ma che ci siamo impazziti? Ma che ci siamo impazziti? Boh, vado avanti, poi concludo, perché sarebbe questo è talmente pericoloso che non doveva neanche arrivare in aula, e invece non c'è stato lo stesso coraggio che c'è stato in altri municipi. L'articolo 39, a me non mi spaventa tanto il fatto che c'è un bavaglio alla stampa, mi spaventa che l'articolo 2, un'altra invenzione dell'amministrazione centrale, cioè dell'assessore, dice che i dirigenti addirittura sono chiamati all'attuazione delle diverse forme di accesso disciplinate dal presente regolamento e tengono in considerazione il rilievo pubblico. Quindi questa amministrazione vuole scaricare e richiamare la responsabilità dei dirigenti per danno d'immagine. Cioè la politica, invece di assumersi le sue responsabilità, scarica sui dirigenti, perché quando fa comodo è normale, sono gli uffici lenti, è il dirigente che non funziona, sono i dirigenti che prendono tanto, perché non interveniamo su gli importi che si prendono i dirigenti? Invece di scrivere no, qui no, li carichiamo di ulteriore responsabilità facendogli fare una valutazione di carattere politico. Oh, ma io veramente sono, cioè, o sono io che veramente appartengo ormai a un'altra generazione e mi dispiace, insomma, perché ho solo 34 anni, oppure io non lo so dove si vuole arrivare. In tutto questo, l'articolo tanto discusso, che è l'articolo 40, al comma 2,
Sostiene, ancora peggio, che le richieste di accesso agli atti degli amministratori non possono essere generiche, emulative e di ingiustificato aggravio per gli uffici. Quindi la valutazione di carattere politico, anche in questo caso, viene data al dirigente. Ma perché? Perché? Perché viene meno quello che è stato il principio fondamentale del regolamento che c'era prima, dove tutti gli atti amministrativi sono pubblici. E adesso, avendolo cassato da regolamento, a scendere tutti gli altri articoli calcano esattamente quell'assurdità. Mi dispiace molto, e concludo, perché mentre prima si lavorava già in modo difficile e farraginoso, ma gli uffici dovevano agevolare l'accesso agli atti, non solo dei consiglieri ma anche della cittadinanza, oggi purtroppo si guarda più al non interferire, introducendo questo principio fantastico, di non interferire con il buon andamento dell'amministrazione. Ecco, mi dispiace che in questo municipio in particolare, che diciamo anche negli anni precedenti, quando c'erano due consiglieri del Movimento 5 Stelle all'opposizione, sventolavano il valore della trasparenza e della necessità di reperire tutti gli atti pubblici, e mi ricordo benissimo la difficoltà che c'era stata da parte dei consiglieri dell'opposizione ma anche della maggioranza di andare nei dipartimenti, prendere le documentazioni. Ci sono accessi agli atti che erano fermi da mesi, perché reperire tutte le informazioni necessarie su urbanistica e lavori pubblici è difficile. Però purtroppo l'amministrazione è questa. Se mettiamo, e oggi diciamo qui stiamo facendo questo, a meno che, e io me lo auguro che la maggioranza di questo municipio invece interrompa e intervenga negativamente su questa assurdità, mi dispiace che anche qui tutto quello che si diceva tempo scaduto prima, da due minuti, ho finito. Si diceva qualche mese fa, qualche anno fa, oggi si dissolve così nell'aria e rimane una promessa elettorale che poi, quando ci si siede sulla poltrona probabilmente e si governa la città, diventa invece un motivo per fermare il dialogo collaborativo per i consiglieri e per la cittadinanza. Grazie. Altri interventi? Ci sono interventi? Lei, la consigliera Biondo. Volevo solo dire una cosa, come relatore intervento alla fine della discussione. Grazie. Grazie Presidente, buongiorno a tutti. No, non è una novità che non ci siano in questo Consiglio Municipale le opposizioni, ma una sola opposizione, ma ormai di questo abbiamo fatta un'abitudine. Io, permettetemi di fare una... Sì, lo so che ci vogliamo bene. Permettetemi di fare una premessa che ho avuto modo di fare anche in Commissione la scorsa settimana su questo argomento. Io vorrei innanzitutto chiarire una questione, perché ogni qualvolta in cui discutiamo in questo Consiglio di questioni particolarmente delicate, come può essere appunto la delibera sull'accesso agli atti e la trasparenza, vedo da parte della maggioranza di questo Consiglio uno scarico di responsabilità qualvolta sugli uffici, che hanno dato un parere positivo e quindi non si può dare nessun giudizio, altre volte addirittura sulle sentenze o su illustri professori del nostro paese. Io vorrei che fosse chiara una cosa innanzitutto a questa maggioranza, ovvero questo è un atto della giunta comunale della nostra città, questo è un atto politico del quale vi dovete assumere la responsabilità, è un atto approvato dalla giunta e dobbiamo smetterla di dare la responsabilità ad altri, perché siamo stati eletti maggioranza e opposizione per dare degli indirizzi politici alla macchina amministrativa di questa città, e questa delibera lo fa in una maniera sorprendente, direi. Quindi su questo vorrei sgombrare il campo da ciò che hanno detto i professori universitari, gli uffici, i direttori, i dipartimenti, e vorrei che entrassimo nel merito nella discussione politica. I miei colleghi prima di me hanno già detto molte cose, quindi cercherò di soffermarmi solamente su pochi punti. Diceva prima la consigliera Vitrotti di come tutti noi sappiamo quanto sia difficile ad oggi, con il vecchio regolamento, avere accesso agli atti amministrativi della nostra amministrazione, del Comune di Roma, però proprio perché avevamo una consapevolezza tutti quanti, ovvero quella che qualsiasi cosa fosse successo, qualsiasi difficoltà avremmo dovuto affrontare, comunque avevamo la garanzia che quegli atti prima o poi li avremmo
ricevuti perché erano atti pubblici, adesso non ce l'abbiamo più. Adesso un consigliere municipale per svolgere il suo lavoro incontrerà varie difficoltà e su questo vorrei soffermarmi su un articolo in particolare che mi ha molto spaventato, che è l'articolo 12 del regolamento, se me lo presti lo leggo proprio, al comma 1, l'articolo 12 recita che il responsabile del procedimento, vabbè me lo ricordo, non ti preoccupare, che il responsabile del procedimento può decidere di differire, il responsabile del procedimento può differire l'accesso in tutti i casi in cui sia sufficiente per assicurare una temporanea tutela della riservatezza di terzi, persone, gruppi o addirittura imprese. Il differimento ha la durata massima di un anno, ma può essere addirittura prolungato con specifici provvedimenti fino a quando permangono le esigenze di temporanea salvaguardia delle tutele medesime. Ecco, ma vi rendete conto che quando noi facciamo un accesso agli atti è perché vogliamo avere la possibilità, in quanto amministratori eletti dai cittadini, come ci ricordate sempre voi, avere la possibilità prima degli altri e nello svolgimento delle nostre funzioni di accedere agli atti in maniera non veloce, dovrebbe essere immediata, perché se dobbiamo avere un atto che riguarda un gruppo di interesse o un'impresa, perché si sta facendo ad esempio una lottizzazione sul nostro territorio, non possiamo essere ricattati e soggetti alla tutela della riservatezza di quei terzi a ricevere quegli atti amministrativi addirittura dopo un anno, quando quel palazzo sarà stato costruito, per trattare un tema caro a tutti noi. Vi rendete conto che questo articolo, che oltretutto non è una ripetizione del vecchio regolamento, ma è stato appositamente inserito nel nuovo regolamento, e per questo dico che c'è una precisa volontà politica di impedire e di rendere più difficoltoso il lavoro dei consiglieri, io lo trovo veramente non imbarazzante, inadeguato, ma veramente pericoloso per il nostro lavoro, e inviterei tutti voi, o almeno coloro che hanno ancora un minimo di spirito critico, a riflettere su questo. E poi l'altra questione sulla quale, sapete, anche in commissione mi sono molto soffermata, perché un'altra delle questioni che nella proposta di deliberazione a nostro giudizio limitano la trasparenza degli atti amministrativi è dove, diciamo, si introducono inutili e pericolose avvertenze destinate proprio ai responsabili del procedimento, che devono ora verificare il potenziale uso strumentale, lo diceva prima il consigliere Ciancio, dei dati richiesti da amministratori e organi di stampa. Ecco, che cosa vorrei? Io vorrei che in questo consiglio noi oggi, per non dimostrare ai cittadini che veniamo qua e abbiamo già deciso come finirà questo consiglio, mi piacerebbe discutere con voi che cosa intendiamo noi per atto strumentale, ma la strumentalità rispetto a cosa? E il danno all'immagine della pubblica amministrazione a cosa si riferisce? Forse a decisioni sbagliate prese dall'amministrazione che è meglio non far sapere? Perché questo è sempre successo, ma nessuno in passato si è mai permesso di mettere in discussione il principio della trasparenza e della pubblicità degli atti amministrativi. Strumentale rispetto a chi? A chi prende l'atto? A chi subisce l'atto? Io, oltre a spaventarmi, veramente non ho capito che cosa volete dire. Ecco, io penso che questo passaggio sulla strumentalità sia uno dei passaggi più gravi all'interno di questo nuovo regolamento. Direi che è un concetto quasi reazionario, permettetemi di dire. E oltretutto, non voglio, diciamo, discutere della legittimità di questo regolamento, che io ritengo violi anche la normativa nazionale e la normativa prevista dall'ANAC, ma questo, ripeto, è il TUEL, ma questo ripeto proprio perché non facciamo
i funzionari o i magistrati, ci sarà chi dopo di noi sarà in grado di dimostrarlo o meno. La strumentalità e la discrezionalità dei responsabili del procedimento, quindi dei funzionari, di decidere se un consigliere può o meno accedere a un atto, se può averlo subito o può averlo dopo un anno, se può portarlo in commissione o può non portarlo in commissione, questa è una cosa pericolosissima. Sarebbe stato meglio dire che gli atti, cambiare solo quell'articolo di cui parlava prima la consigliera Vitrotti, gli atti amministrativi non sono pubblici, gli atti amministrativi vanno richiesti con un anno di anticipo, anche perché io vi ricordo che quando noi facciamo un accesso agli atti, anche oggi, ci assumiamo una responsabilità importante, ovvero noi dichiariamo che quell'atto ci serve per svolgere la nostra funzione di amministratori, di certo non perché serve alla nostra vicina di casa o al nostro marito. Allora, questa autodichiarazione che noi facciamo ha un senso o no? Chi è che può decidere dentro un'amministrazione discrezionalmente se io, consigliere di questo municipio, eletto dai cittadini e delegato dai cittadini a stare qua dentro, ho diritto o meno ad accedere a un atto amministrativo? Io vorrei che qualcuno di voi mi rispondesse su questo, non che ci spiegasse che i professori hanno detto che va bene, perché tante volte nel nostro paese i professori hanno detto che tante cose andavano bene, ma poi abbiamo visto i risultati. Questo semplicemente per dire che ci avevate promesso, insomma, avete fatto una campagna elettorale intera sul tema della trasparenza. Forse avete anche avuto il merito di porre all'attenzione pubblica questo tema, ed è per questo che noi oggi siamo così stupiti e così arrabbiati che questo atto venga proprio dalla maggioranza del Comune di Roma e del Movimento 5 Stelle. Ci avevate promesso una casa di vetro e noi ci sembra che stiate mettendo porte e finestre blindate a questi palazzi, a questi uffici. Il tempo è scaduto ancora. Sì, concludo. Io credo che su questo è veramente, ve lo dico sinceramente non per fare polemica, ma vorrei sentire i consiglieri del Movimento 5 Stelle rispetto a questa questione, perché in questo momento dobbiamo assumerci la responsabilità più di tante altre volte in questo Consiglio di stare votando un atto che modificherà la capacità e la possibilità dei consiglieri di questa città di svolgere il loro lavoro. Modificherà il rapporto tra consiglieri e cittadini, tra consiglieri e amministrazione, e io penso che questa cosa non si può fare a cuor leggero solamente perché appunto qualcuno vi ha spiegato che oggi bisogna votare favorevolmente. Discutiamone, perché anche in commissione, lo sa il Presidente, che ringrazio perché ci dà sempre modo di dare le nostre opinioni, di mettere tutto a verbale, ma un regolamento del genere non può essere licenziato in un'ora di commissione e in un'ora di consiglio, è una cosa troppo importante, quindi mi piacerebbe sapere come giustificherete domani ai cittadini di questa città che forse invece la trasparenza non solo vi aveva infatuato, ma vi ha anche in qualche modo fatto perdere la testa, perché arrivare a questo punto era veramente inarrivabile. Grazie. Ci sono interventi? Non ci sono interventi, consigliera? Certo, consigliera Ariano. Sì, grazie Presidente, buongiorno colleghi consiglieri. Io volevo fare semplicemente due premesse. Io sono molto contenta che i colleghi consiglieri del Partito Democratico affermino in quest'Aula che faranno la guerra, una battaglia nei confronti di alcune tematiche. Per cui noi chiediamo, sulla base di quanto prima dichiarato, di fare altrettanta battaglia nei confronti dei propri rappresentanti al Governo. Ovvero di chiedere perché hanno svuotato l'articolo 18, ad esempio, visto che la tematica si era così ingrandita. Beh, diciamo che se siamo arrivati fino in Sicilia, siamo tutti lavoratori, certi dubbi li abbiamo. Ma torniamo magari
non faccio quindi l'esempio insomma, del tempo che si sta aspettando per l'avvio della commissione sulle banche, d'inchiesta sulle banche, né perché i contratti stipulati tra lo Stato italiano e alcune banche internazionali di affari siano stati segretati. Questo no, d'altronde. Grazie per la lezione politica internazionale e monetaria, però stiamo parlando degli accessi. Io non sono ai vostri livelli. Mi scusi, richiama regolamento, mi scusi, non può intervenire. Mi mancava anche Candigliola con il suo adesso, per favore. Scusi, no, ne ho facoltà. Come le interruzioni sono solo a senso unico, vedo capogruppo del Partito Democratico. Un bel applauso. Mi scusi, richiama regolamento. Allora, il consiglio non è teatro, non è teatro. Non si possono vedere queste scene, consigliera Vitrotti, consiglieri tutti. Ho fatto richiama regolamento, ne ho diritto per... Allora, scusatemi. Già nel corso della, diciamo... Sì. Perché mi è stato fatto richiama al regolamento, devo guardare il richiama al regolamento, non è che sì. Posso trascurare. Articolo 56, grazie. Sì. Allora, la disciplina dei consiglieri. Allora, non si deve disturbare, e ci sono i richiami all'ordine. Io stavo dicendo che... Infatti, mi scusi, chiedo proprio questo, che sia richiamata. Grazie. Ok. Allora... Allora... Vorrei far notare che prima ci sono state scene simili, anche se non le sentivo da qui, mi è stato fatto notare, che ci stavano persone che interrompevano e parlavano mentre i consiglieri dell'opposizione stavano parlando. Io quindi mantengo un atteggiamento equo, non richiamo nessuno, ma invito tutti da questo momento a rispettare il regolamento e la disciplina nel consiglio, altrimenti i richiami partono, perché disturbo c'è stato da entrambe le parti. Lo vorrei ricordare. Grazie, da qui Presidente. L'ho visto. Da questo momento, per favore, rispettate l'atteggiamento che dovete tenere in quest'Aula. Grazie. Sì, per tornare alla tematica di oggi, già precedentemente ci siamo incontrati sia anche ancora prima della calendarizzazione all'ordine del giorno di questa tematica in commissione. E dibattevamo appunto sulle varie diciamo interpretazioni da parte della stampa di alcune parti degli articoli. È evidente che ogni singola regolamentazione normativa debba essere presa nel suo complesso, quindi valutata nell'insieme, e non anche insomma articoli o parte di questi possono essere estrapolati, e ovviamente dal contesto letterale nel quale comunque sono inseriti, né ancor meno nel l'ambito appunto di quelle che sono diciamo le strutture dei documenti. Non ci risulta che nell'ambito delle inammissibilità e improcedibilità ci siano delle valenze di carattere politico che vengono lasciate in capo ai dirigenti e ai funzionari. Quindi molta parte diciamo della strumentalizzazione che è stata sicuramente forse anche lasciata un pochino evidentemente, magari forse alcune formulazioni potevano essere ancora più precise. Non possiamo negare che forse il dover recepire, modificare così e regolamentare tutta una normativa che nel tempo si è susseguita, che si è fatta insomma di varie stratificazioni, e quindi diciamo così l'abrogazione, la nuova regolamentazione può rendere forse a volte poco intelligibile nel momento in cui si vanno a riconfrontare vecchi testi e testi nuovi, può insomma creare magari forse qualche dubbio. Io insomma vorrei riconoscere a questa nostra giunta il grande lavoro fatto, perché appunto comunque ha dovuto recepire sia dei suggerimenti formulati dall'ANAC, sia ovviamente quelle che sono stati gli indirizzi provenienti dal Ministero. È evidente, noi non diciamo ovviamente che qualsiasi cosa venga prodotta
sia la più perfetta e che possa consentire così nell'immediatezza quello che noi avremmo portato nelle istituzioni, quello che avremmo voluto portare. Non, insomma, non vogliamo però accettare e quindi rigettiamo totalmente al mittente l'impostazione che viene data, quindi una lettura evidentemente di parte di tutto quanto questo processo e procedimento. Pertanto io mi sento semplicemente, insomma, proprio da fase, diciamo, la dialettica politica è fatta di attacchi e ovviamente ciascuno vede qualsiasi cosa dal proprio punto di vista, deve essere così, è questa in qualche modo la quotidianità che ci accompagna anche in altri ambiti, quindi semplicemente rigettiamo al mittente quelle che sono alcune interpretazioni anche sicuramente basate su ragionamenti da considerare, però noi rimaniamo, ritengo, del nostro proposito. Grazie. Ci sono altri interventi? Ci sono altri interventi? Consigliere Giannone. Sì, grazie. Ho sentito oggi in aula discorsi sulla trasparenza, discorsi secondo cui il Movimento 5 Stelle, contrariamente a quanto annunciato, diciamo, abbia così non mantenuto queste promesse. Voglio solo ricordare che tutte le informazioni che sono rese trasparenti direttamente ai cittadini, quindi non parlo degli amministratori, dei consiglieri, ma dei cittadini, che prima non vi erano, sono informazioni molto semplici, ma che nella loro semplicità, nella loro essenzialità fanno capire questa amministrazione, le amministrazioni come operano, che intenzioni hanno, già dall'inizio. Quindi già da una convocazione capire quali temi saranno affrontati. Sfido a trovare le convocazioni, per esempio, delle commissioni della scorsa consigliatura, cosa che noi abbiamo voluto fare già da subito, proprio perché pensiamo che la trasparenza sia un valore per tutti, l'ho già detto in altre occasioni. Per non parlare poi delle riunioni di giunte, la possibilità, anche se non, diciamo, non prevista, di poter assistervi, significa che riuscire a capire qual è l'indirizzo che un'amministrazione sta prendendo e poter eventualmente conoscere in anticipo quali saranno le mosse future, e senza parlare poi dei verbali e delle direttive e delle determine dirigenziali pubblicate a decine adesso sulla piattaforma della pubblica del Comune. Sono tutte informazioni di trasparenza essenziali che non mi sembra che ci fossero prima. Quindi attenzione quando parliamo di trasparenza e ci riempiamo la bocca di paroloni. Il fatto, quindi la trasparenza sicuramente è importante che vi sia, e vi sia la possibilità di accedere, di poter poter avere come consiglieri, come parte che in qualche modo deve dare indicazioni e conoscere in anticipo comunque sia quelle che sono le informazioni di base su cui prendere decisioni, indirizzi politici o fare controlli, è importante. Però io ho sentito dire tante cose, però non mi sembra che questo regolamento sia, come ho letto dalla stampa, bavaglio, come ho sentito ripetere qui in modo analogo. L'articolo 40 lo dice chiaramente, accesso nel titolo 4, accesso degli amministratori di Roma Capitale, l'articolo dice chiaramente che gli amministratori capitolini lo enuncia. Gli amministratori capitolini e municipali hanno diritto di ottenere dagli uffici dell'amministrazione centrale e decentrata, dagli enti dipendenti, dalle istituzioni, dalle società partecipate e dagli altri gestori di servizi pubblici locali tutte le notizie, le informazioni e i dati in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge, ok? Quindi non mi sembra che sia venuto meno alcunché rispetto al passato. Forse è stato regolamentato un po' meglio, perché regolamentare significa anche dare dare delle regole certe e permettere ad entrambi le parti, a parte e controparte, di poter lavorare in modo sinergico, in modo efficace
senza che i diritti di alcuno venga leso. Per cui se c'è una parte politica che ha necessità, che ha di accedere ad atti, questo diritto non mi sembra che venga, diciamo, ridotto. È pur vero che esiste anche un diritto degli amministrativi di poter fare il proprio lavoro in modo efficace ed efficiente, se poi noi dopo pretendiamo che le cose vengano fatte. Quindi tutto sommato non mi sembra che vi siano limitazioni o bavagli di alcunché, si tratta semplicemente di dare delle regole più certe, più chiare, affinché tutti possano fare il proprio lavoro in modo tranquillo. Pertanto non mi sembra che questo regolamento possa essere visto come un demonio o un qualcosa da rigettare. Attenzione, sono altre le problematiche legate alla trasparenza. Le diceva prima la consigliera, forse uscendo leggermente dal tema, però sempre di trasparenza si parla. Quindi attenzione quando parliamo di trasparenza. Moderiamo le parole, misuriamole le parole. Ok? Quindi detto questo, non mi sembra che questo regolamento sia lesivo di alcun diritto. Grazie. Ci sono altri interventi? Sì, vediamo. No, se le capiamo. Sì, consigliere Principato, volevo dire che è stato presentato un emendamento aggiuntivo alla proposta di parere che riportava solamente il parere favorevole. E l'emendamento aggiuntivo, io adesso non so se è possibile fare le fotocopie, lo posso dire, ma lo diremo al momento in cui presenteremo l'emendamento. Allora, andiamo avanti. È brevissimo, è veramente breve, lo potrò enunciare tranquillamente. Consigliere Principato. Grazie Presidente, colleghi consiglieri. Allora, le opposizioni hanno parlato di opacità e insabbiamento di atti pubblici, facendo anche alcuni esempi al di fuori di questa città. Si è parlato di accessi tardivi al protocollo, di invenzione di categorie non contenute all'interno della legge, e poi sono stati citati una serie di commi relativi ad alcuni articoli presenti all'interno del regolamento. Quindi la domanda che mi sorge spontanea è stato letto questo regolamento? Perché o ci sono state fornite due copie differenti del regolamento, oppure non è stato letto ma semplicemente mal interpretato. Trasparenza amministrativa è il nostro primo punto all'interno del programma municipale, il nostro cavallo di battaglia, ma non è solo uno spot politico, lo abbiamo concretizzato nel tempo. Lo abbiamo concretizzato all'interno di questa amministrazione municipale con una serie di azioni, alcune citate dal collega Giannone in precedenza, altre importanti. Si parlava prima dei dirigenti amministrativi, noi abbiamo tolto la possibilità di fare un po' alla carlona relativamente agli obiettivi dei dirigenti amministrativi, la politica ha dato un indirizzo ben preciso: non puoi godere di un beneficio e decidere tu stesso il percorso da fare per poterlo raggiungere. Trasparenza, processo partecipativo, la consultazione per il nuovo portale di Roma Capitale, estesa a tutti i cittadini con la possibilità di intervenire per apportare un aggiornamento all'interno del sito. Il forum dell'innovazione, 24 punti Roma Facile, sempre per la partecipazione, incontri con la federazione NSI, con l'FNSI giornalistica, dove è stata ribadita da parte dell'assessore comunale la garanzia della trasparenza a tutela del ruolo della stampa, ricerca degli atti. Parlavamo di trasparenza, semplificazione della procedura, le opposizioni dicevano che la procedura in questo modo si complica,
si rende più difficile l'accesso agli atti. Anche su questo bisognerebbe un attimino studiare prima di dire alcune cose, perché in aprile, da aprile 2017, il repertorio del Comune di Roma con tutti gli atti allegati, quindi parliamo di documentazione che parte dal 1993 fino ai giorni nostri, è accessibile a tutti i cittadini anche non registrati sul sito del Comune di Roma. Se questa non è trasparenza e semplificazione delle procedure, ho difficoltà a capire quale sia il concetto di trasparenza. Quindi gestione dei flussi unici documentali, semplificazione della ricerca, dicevo, di deliberazioni e atti. Quindi quest'uso strumentale della parola trasparenza, a noi che siamo nati con una necessità nazionale di trasparenza, mi sembra assolutamente, assolutamente fuori luogo. Quindi respingiamo tutte le illazioni e le eventuali dichiarazioni successive relative alla trasparenza, proprio noi che per la prima volta l'abbiamo portata seriamente in politica. Grazie. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, io lascio la parola al relatore, che ha il diritto di intervenire per gli ultimi 10 minuti, e poi passiamo. Prima dell'emendamento può intervenire o... Sì. Sì, non so se vuole cogliere l'occasione per parlare anche dell'emendamento, a questo punto lo leggo. L'emendamento aggiuntivo alla proposta, alla delibera di espressione di parere che dichiara favorevole, e suggerisce di aggiungere il seguente commento. Si suggerisce di togliere al comma 5 dell'articolo 40 la parte finale ove possibile. Si suggerisce di aggiungere al comma 2 dell'articolo 39, dopo regolamento... No? Eliminare. Allora, eliminare, aggiungere... E quindi aggiungere non c'entra niente? Prima elimini. Allora... Di eliminare le parole. Ok, per l'ordine. Si suggerisce di aggiungere al comma 2 dell'articolo 39, di eliminare all'articolo. Allora, è poco via. Il regolamento non lo possiamo modificare. Toglie una parola. No, allora, non può essere solo aggiuntivo o modificato. Alla delibera nostra è aggiuntivo. È un commento, è il commento che ho difficoltà a decifrare, perché è scritto a mano e mi dispiace, magari lo può enunciare lei, sì, grazie. L'emendamento è assolutamente aggiuntivo, l'ho già spiegato e penso sia chiaro, si aggiunge un commento al testo. Chiedo scusa, il tanto vituperato secondo comma dell'articolo 39, in effetti nel foglia i due concetti erano strettamente uniti. Se leggiamo la circolare ministeriale, quindi bisognerebbe soltanto trovare il modo, a mio avviso, di coniugare, di rimetterli insieme come stavano nel foglia. A questo proposito io ho proposto di fare in questo modo, leggo l'articolo, sì. I dirigenti chiamati all'attuazione delle diverse forme di accesso disciplinate dal presente regolamento, eliminare la parola tengono in considerazione, ma devono di conseguenza, rispetto al primo comma, tenere sempre presente che, tutto qui, in maniera di riunire i due commi come era nel foglia. Se volete vi leggo com'era il foglia. Sì, vi leggo il foglia, così vedete, scusate, lo riprendo, ecco, sta qua. Rapporti con i media e l'organizzazione della società civile, vi leggo quello che dice. Ferma restando la necessità di istruire in modo completo ed accurato ogni singola richiesta di accesso
a prescindere dall'identità del richiedente, nel più rigoroso rispetto dei principi di buon andamento, di imparzialità e azione amministrativa, occorre tener conto della particolare rilevanza ai fini della promozione di un dibattito pubblico informato delle domande di accesso provenienti da giornalisti e organi di stampa ed organizzazioni non governative, cioè da soggetti riconducibili alla categoria di social watchdogs, cui fa riferimento alla giurisprudenza delle Corte Europee dei diritti dell'uomo. Nel caso in cui la richiesta di accesso pervenga da soggetti riconducibili a tale categoria, si raccomanda all'amministrazione di verificare con la massima cura la veridicità e l'attualità dei dati e dei documenti rilasciati, per evitare che il dibattito pubblico si fondi su informazioni non affidabili e non aggiornate. Questo era circolare ministeriale. Quindi quello che propongo è, a un certo punto, ricollegare i due commi, mettendo appunto devono di conseguenza tenere sempre presente. Poi può essere valutato più o meno, ma è un modo per superare. È vero che il secondo comma comunque è leggendolo nel contesto della disciplina precisa, però questo secondo è abbastanza ben, come posso dire, incontestabile, però in questo caso devono di conseguenza tener presente è un modo per collegarlo al precedente comma e quindi dare un significato compiuto a tutta l'espressione. Chiaro. Tutto qui. Questa è l'illustrazione. Questa è la... Poi se volete... Allora, ritorniamo all'ordine perché abbiamo un po' invertito le cose. Il secondo punto? No. Allora, la discussione deve terminare con la sua relazione dei 10 minuti. Poi si passa, mi dispiace che ci sono state domande, perché veramente Pompei, ci perdoni, era illeggibile, la scrittura era difficile da interpretare, però vorrei ricondurre la discussione in ordine. Allora, terminiamo intanto la discussione sull'atto, poi parliamo dell'emendamento che è stato letto e spiegato, appunto perché essendo scritto a mano non era chiarissimo. Grazie. Quindi lei voleva fare l'intervento degli ultimi 10 minuti? Sì, grazie. No, io vorrei tentare di restare, a prescindere dalle visioni e dalle concessioni generali, vorrei restare un pochettino ai documenti. Ho detto come è nato questo regolamento, indipendentemente dal fatto che poi la Giunta l'ha votato e necessariamente è diventato, gli è stata data la veste di atto politico, su questo non ci piove, però nasce da una necessità tecnica di aggiornare il vecchio regolamento, quello di cui la delibera 203. Quel regolamento non teneva presente le successive evoluzioni legislative, per cui fare riferimento agli articoli del vecchio regolamento e cercare di mettere il vecchio e il nuovo è qualcosa di, come posso dire, tecnicamente non appropriato. In realtà il nuovo regolamento divide i vari tipi di accesso che nel corso del tempo le norme legislative hanno creato e poi in parte, almeno sommariamente, disciplinato. Abbiamo prima di tutto l'accesso, infatti i tipi di accesso sono diversi, c'è l'accesso documentale ex legge 241, che è il vecchio accesso, che è trattato in una parte del regolamento. Poi c'è l'accesso civico introdotto dalla legge 33 e poi l'accesso civico generalizzato. Qual è la differenza? L'accesso documentale riguarda, io richiedo documenti che sono di mio specifico interesse e li posso vedere ed è prevista anche in questo caso il ricorso a degli organi di garanzia comunali, nonché il ricorso giurisdizionale. Esiste poi l'accesso civico, per qualsiasi cittadino può richiedere all'amministrazione la pubblicazione di atti che l'amministrazione ha il dovere di pubblicare. In caso l'amministrazione non pubblichi, ogni singolo cittadino con l'accesso civico può richiedere la pubblicazione di questi atti. E anche in questo caso è previsto poi che eventuali rigetti sono comunque comunicati con un atto amministrativo che può essere dal singolo cittadino impugnato sia agli organi di garanzia interni del comune sia come ricorso giurisdizionale al TAR. Esiste poi l'accesso civico generalizzato, per il quale anche per l'accesso civico si può parlare di qualsiasi argomento o qualsiasi altro documento dall'amministrazione. È proprio la genericità della richiesta che a un certo punto determina la necessità di individuare in questo accesso civico generalizzato dei limiti alle richieste e alle possibilità
cioè perché si potrebbero richiedere qualsiasi cosa, quindi c'è una, come posso dire, una preclusione per argomento e anche una preclusione per modo, perché chiedere magari tutti gli atti che risalgono magari dal 1899 ad oggi diventa un pochettino un problema. Quindi poi ripeto, si può sempre meglio precisare, però la logica è questa, in questo schema dobbiamo restare. L'articolo 39 propongo l'emendamento appunto per ricollegarlo, per farlo più simile possibile al testo del Foglia, quindi a un certo punto che mi pare anche da parte dell'opposizione non sia stato discusso, non sia stato opposto. Per quanto riguarda poi l'articolo 40, in effetti viene proprio specificato l'accesso degli amministratori agli atti pubblici. È chiaro che io non so l'esperienza del passato se ci sono stati atti particolari, atti massivi, emulativi, eccetera. La disciplina mi pare però, quelle preclusioni mi paiono però dell'articolo 40, mi paiono ampiamente controbilanciate dal fatto che all'articolo 5 per le finalità di cui al comma 1 gli amministratori possono avere accesso diretto al sistema informatico di gestione documentale di Roma, cioè praticamente io posso con la mia chiave d'accesso posso vedere il sistema patrimoniale, posso vedere i fitti riscossi, posso fare qualsiasi cosa. Infatti l'unico elemento negativo che trovavo era quell'ove possibile, che sembrava quasi la possibilità di creare una preclusione. Ma ripeto, una volta che io ho accesso al sistema informatico dell'amministrazione comunale, io ho accesso a tutto praticamente, anche perché con la scannerizzazione dei documenti che c'è adesso, con la digitalizzazione, scusatemi, dei documenti che c'è adesso, tutto quanto è consacrato in documenti, anche per quanto riguarda la materia edilizia, a questo punto con le nuove SCIA informatiche a un certo punto è tutto fatto, è tutto accessibile. Quindi ecco, questo mi sembrava. Il fatto che ci siano più regole, il fatto che l'osservazione che è stata fatta dice non è stato semplificato, ma non poteva essere, non si poteva ricalcare il vecchio regolamento, appunto perché ci stavano delle innovazioni legislative che andavano recepite. L'altra osservazione all'articolo 33, quinto comma, vediamo un po' se me lo ritrovo. 33. Scusate, arrivo un attimo. L'amministrazione del cognome, cioè io, è chiaro che ognuno legge le cose, non faccio riferimento ai latini che distinguono tra mens legis e mens legislatoris, ma a un certo punto dico ognuno poi legge, detto in italiano, ognuno legge gli articoli secondo la propria sensibilità, la propria esperienza, però io lo leggo in un altro modo l'articolo 5, lo leggo invece come a un certo punto l'onere per l'amministrazione capitolina di collaborare laddove la richiesta sia in proprio, presente delle lacune, di collaborare con il richiedente per indirizzarlo verso una richiesta più giusta. Poi è chiaro, può essere anche letto in un altro modo, ma questo, come posso dire, qualsiasi cosa scriviamo può essere poi tradotta, interpretata in modi diversi. Tutto qui. Quindi nell'impostazione generale io non mi sento di respingere, ecco, con quei piccoli aggiustamenti non mi sentirei di respingere il regolamento. Poi sarà la dichiarazione di voto che dirà la posizione del Movimento. Penso di essere stato completo, la ringrazio Presidente. Bene, ha iniziato ad illustrare, la discussione è finita, passiamo all'emendamento, così lo spieghiamo bene e lo votiamo prima di votare l'atto. Allora, l'emendamento, lei aveva cominciato a spiegare, possiamo andare avanti con la discussione sull'emendamento, le ricordo che ha pochissimo tempo, se ce lo vuole continuare, c'erano due punti. Parliamo del, il primo punto era accesso degli amministratori agli atti di, accesso agli atti di Roma Capitale. Ho considerato che questa la necessità e la possibilità e l'opportunità di... per i regolamenti comunali di disciplinare l'accesso anche dei propri amministratori è corroborata dalla sentenza del Consiglio di Stato, quindi possiamo, se volete, leggo pure le sentenze del Consiglio di Stato, però questa, diciamo che la sintesi è che il Comune è legittima la regolamentazione degli accessi da parte del Comune di Roma, il Consiglio di Stato si è espresso in questo modo.
le limitazioni per me, ripeto, tutto viene superato qualora ci sia l'accesso diretto alle giacenze informatiche, mm-hmm. alla possibilità di accesso diretto alle giacenze informatiche del comune. Per le finite, e quindi al comma 5, quando viene l'unica frase che trovavo era l'ove possibile, cioè sembrava un modo per ostacolare le richieste di abilitazione agli archivi informatici. Togliendo quello che è possibile, ciascun consigliere può pretendere di avere accesso alle licenze informatiche del comune, e questo per me serve a controbilanciare le limitazioni che sono state scritte in precedenza. Quindi questo è il senso dell'emendamento modificativo del nostro parere, che dice abbiamo dato parere completamente positivo, parere positivo con osservazione, togliendo la frase finale ove possibile. Per quanto riguarda la seconda parte, sempre l'articolo 39, il secondo comma, i dirigenti chiamati all'attuazione delle diverse forme di accesso disciplinare al presente regolamento, invece di lasciare la frase asettica che sembra staccata da quello che è stato detto in precedenza, cioè che devono curarsi i dirigenti di avere dati aggiornati e precisi precisi e coerenti, quindi toglie l'emendamento che viene proposto, è un elemento sempre modificativo del precedente parere, dove si propone, davamo parere favorevole completo, adesso l'emendamento propone di togliere la frase tengono in considerazione e aggiungere invece in luogo della frase tengono in considerazione l'espressione i dirigenti devono di conseguenza tenere sempre presente il rilievo pubblico, che secondo il mio intendimento, secondo l'intenzione, è quella di collegare i due commi e quindi non fare la possibilità di un'interpretazione separata. Anche se, ripeto, la collocazione sistematica, ogni norma va interpretata nel sistema dove è inserita, quindi era un po' difficile dargli un'interpretazione diversa. Comunque questa frase, a mio avviso, potrebbe coniugare le due espressioni. Grazie Presidente. Allora, votiamo prima l'emendamento, che ricordo è un emendamento aggiuntivo, si aggiunge un testo all'espressione di parere e sono due suggerimenti. Sono due suggerimenti di emendamento alla delibera comunale, perché noi non possiamo emendare. Allora, vogliamo votare direttamente l'emendamento? Chi è favorevole all'emendamento? Devi prima fare la discussione sull'emendamento. Ah sì, un attimo, no. Hanno completamente ragione. La discussione sull'emendamento. C'è qualcuno che vuole intervenire? Un consigliere per gruppo? Nessuno vuole intervenire, quindi passiamo alla se volete dichiarazione di voto sull'emendamento? No, va bene, abbiamo provato. Votazione, favorevoli all'emendamento? Contrari? Astenuti? La delibera per espressione di parere viene approvata. Sì, oggi proprio non ci sto. L'emendamento viene approvato con 12 voti favorevoli, 5 contrari e 2 astenuti. Adesso passiamo invece alla delibera per espressione di parere, che è stata emendata orora. Ci sono dichiarazioni di voto sulla delibera? Dichiarazioni di voto sulla delibera? Consigliera Biondo. Grazie Presidente. A nome del gruppo del Partito Democratico, penso non ci sia bisogno di dirlo, noi siamo assolutamente contrari a questa delibera che ci presenta la Giunta del Comune di Roma. Volevo, permettetemi di aggiungere, dato che sono stati ricordati tutti i motivi per cui abbiamo torto a dire che la trasparenza non sia un tema, diciamo, presidiato e difeso da questa maggioranza, vi ricordo che noi stiamo ancora aspettando che calendarizziate l'interrogazione su Villa Fiorelli, alla quale attendiamo una risposta da 3 mesi. Ecco, vi volevo ricordare che la trasparenza è anche avere il coraggio di dire ai cittadini non sappiamo cosa rispondere. Grazie.
Allora, vorrei che le dichiarazioni di voto fossero inerenti alla dichiarazione di voto, quindi i prossimi che interverranno, se evitano per favore di andare su altri argomenti, fanno cosa gradita e giusta a quest'Aula. Ci sono dichiarazioni di voto? Consigliere Toti. A parte il discorso della trasparenza, che io penso sia un discorso centrale rispetto alla nostra proposta politica e al nostro fare politica, comunque sono in dubbi dei progressi, dobbiamo essere realisti e giusti rispetto a questo, rispetto al passato. Io ne discutevo prima con Domenico Carlone, la disastrosa esperienza della Fantino, specie nel nono municipio, in collaborazione col Partito Democratico, perché governava col Partito Democratico, e il Carlone Domenico può ricordare l'impossibilità spesso dei consiglieri di avere gli atti, cioè proprio la difficoltà forte di fare politica all'interno del, perciò ecco, nei confronti del Partito Democratico, che è sempre così puntuale e preciso rispetto al ruolo d'opposizione, che svolge in modo per me insufficiente all'interno di questo perdente anche all'interno di questo municipio. Io voglio ricordare che comunque è un tema importante, che comunque il discorso della trasparenza deve essere migliorato, specialmente nel discorso della tempistica con cui noi diamo e facciamo conoscere gli atti ai nostri cittadini. Rispetto poi all'accesso agli atti, anche per nostre richieste che abbiamo fatto a questa maggioranza, mi sembra che nell'ultima riunione che abbiamo fatto, riunione di capogruppo, con il direttore c'è stato un progresso rispetto a questo, perché il direttore ha dato disposizioni, darà disposizioni se non l'ha ancora dato, rispetto al fatto che i consiglieri potranno accedere alle singole UO e le singole UO dovranno dare tutta la documentazione in modo... Avete parlato su... In scusate, modo... Sta dicendo quello che pensa sul lato e sulla trasparenza. Penso che se ne è parlato in largo e in lungo, anche per oltre 30 minuti. Quindi vorrei lasciare a lui 3 minuti per intervenire. Perciò, grazie, grazie. Precedentemente lei ha detto che è l'unica opposizione, cioè gli altri adesso, sono scherzi. Adesso, io avevo avvertito prima che chi interrompeva un richiamo per la consigliera Vitrotti. Scusate, io ho avvertito, ci vuole strano come queste interruzioni avvengono sempre al Partito Democratico, Presidente. Primo per la consigliera Vitrotti, sta parlando il consigliere Toti, ma la vogliamo finire? Consigliere Toti, vada avanti, primo richiamo per la consigliera Vitrotti. Questo municipio ha paura. Ha paura. Consigliera Biondo, vuole il richiamo anche lei? Non lo so, mi ditemi. Consigliere Toti. Non riesce a fare opposizione in modo serio e costruttivo in questo municipio, perché opposizione si fa in modo diverso. Non della guerra a tutti i costi, ma di vedere i singoli problemi del nostro municipio e dargli una risposta, indipendentemente da altri discorsi. E perciò maggiore serietà rispetto a questo. E io, quello che volevo dire, perciò nell'ultima riunione che abbiamo fatto i capigruppi c'è stata una indicazione ben precisa e io penso migliorativa anche rispetto al passato dell'accesso agli atti dei consiglieri municipali. E questo io penso, rispetto invece alla delibera sul regolamento per il diritto di accesso, abbiamo visto che chiaramente questa delibera contiene luci e ombre. Io dico più ombre che luci, nel senso che anche riferimenti al TUEL, riferimenti rispetto all'ANAC, voglio dire più ombre che luci. Perciò rispetto a questo, scaduto il tempo, consigliere. Sì, non possiamo votare a favore, ci asteniamo. Questo. Grazie. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Consigliere Dosatti, le ricordo 3 minuti. Il Movimento 5 Stelle, considerata soprattutto anche l'obsolescenza del vigente regolamento che risale
non dimentichiamolo, al 2003, quindi prima della vigente legislazione in materia di trasparenza e dei regolamenti ministeriali in materia, considerato che ci sono delle novità molto importanti proprio in tema di trasparenza, che consentono per esempio l'articolo 7,4 la riproduzione autonoma con apparecchi fotografici o digitali, quindi consentendo anche la dematerializzazione, quindi un minore aggravio per gli uffici. Consigliere Toti? Considerando anche che all'articolo, al comma 5 del famigerato, del tanto vituperato articolo 40, allora, si prevede che... Scusi, le darò un ulteriore minuto. Chi ha intenzione di discutere esca dall'aula, perché non è veramente possibile. Vado avanti, consigliere. Si prevede che gli amministratori pubblici possono avere accesso diretto al sistema informatico di gestione documentale di Roma Capitale, nonché ad altri eventuali applicativi subordinatamente alla creazione di adeguati profili autorizzativi, il che significa anche poter accedere completamente al protocollo, e questo anche per rispondere a delle pronunce del TAR e pareri del Ministero degli Interni, considerato fra l'altro anche le ottime osservazioni proposte dal collega Pompei, e considerato che il Movimento 5 Stelle 3 tiene estremamente alla trasparenza. Considerato che in questo anno di esperienza come consigliere, mentre voi ci siete giustamente, come dicevano i consiglieri del PD da molto più tempo di me, ma in questo anno ho sempre sentito lamentarsi che il lavoro in commissione non riesce a essere fatto, come diceva il consigliere Toti di Roma Popolare, per la mancanza di trasparenza, la mancanza di possibilità di ricevere degli atti, ricevere dagli atti da chi, in fin dei conti, se il municipio è stato governato sempre dal Partito Democratico, noi pensiamo di fare un miglioramento in buona fede, e quindi voteremo favorevoli. Mi si fa notare che questo municipio non è sempre stato governato dal Partito Democratico, e quindi c'è questo commento. Allora, se non ci sono altre dichiarazioni, lei Carlone? No? Allora possiamo andare a votazione. Favorevoli. Contrari. Astenuti. La delibera è approvata con 12 voti favorevoli, 5 contrari e 2 astenuti. Delibera emendata. Vi ricordate? Siamo ora a quello che era il punto 3. La proposta di deliberazione per espressione parere sulla proposta di iniziativa della Giunta Capitolina avente ad oggetto approvazione dei piani di localizzazione dei mezzi e degli impianti pubblicitari ex articolo 32 del piano regolatore di cui alla deliberazione di Assemblea Capitolina numero 49 del 30 luglio 2014, protocollo RC 22138 del 2017. Gliota. Grazie Presidente. Allora, questa delibera, vede, è passata per la Commissione e gli uffici proponenti ed ha ottenuto un parere favorevole, messo che l'iter di approvazione dei piani di localizzazione è sancito dall'articolo 32 del piano regolatore degli impianti e dei mezzi pubblicitari di cui alla deliberazione di Assemblea Capitolina numero 49 del 30 luglio 2014, e che lo stesso contempla un percorso di partecipazione popolare che si è svolto proprio in questo municipio, nella Sala Rossa, dal 4 febbraio del 2016 al 24 maggio del 2016, e durante il quale ogni singolo cittadino associato ha trasmesso formalmente le proprie osservazioni, istanze e proposte al Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive,
e ai competenti municipi. Inoltre, i contributi trasmessi dai cittadini sono stati analizzati dall'assessorato sviluppo economia per quanto attiene le valutazioni a carattere politico e dal Dipartimento Sviluppo Economia, Attività Produttive ed Equa Roma S.p.A. per quanto si attiene la valutazione tecnica amministrativa. Tali valutazioni sono state oggetto di controdeduzioni sottoposte alla Giunta Capitolina. Si evidenzia inoltre che la pianificazione e la redazione dei piani di localizzazione, con conseguenza adozione degli stessi da parte della Giunta Capitolina numero 325 del 2015, sono state eseguite in osservanza al codice della strada di cui al decreto legislativo 285 del 92 e del relativo regolamento di attuazione di cui al DPR 495 del 92. Delle prescrizioni e dei vincoli dettati dai vigenti strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, delle prescrizioni del piano generale del traffico urbano, delle norme generali e regolamentari in materia degli impianti pubblicitari, delle risultanze della conferenza dei servizi indetta con determinazione dirigenziale numero 810 del 1 aprile 2015 dal dirigente delle affissioni e pubblicità finalizzata all'espressione del parere vincolante degli enti tutori competenti del territorio di cui all'articolo 32,2 del piano regolatore di cui alla deliberazione numero 49 del 2014. Inoltre si fa presente che questo iter è stato già avviato dalla scorsa consiliatura, che non si è concluso nel termine previsto del 23 luglio del 2016 a seguito poi delle consultazioni elettorali. Pertanto con questa delibera andiamo a chiudere definitivamente il percorso. Grazie. Altri interventi? Non ci sono altri interventi. Dichiarazioni di voto? Non ci sono dichiarazioni. Ah, non l'avevo vista. Consigliera Biondo. Grazie Presidente. Abbiamo letto la proposta e la conoscevamo perché, come ha ricordato il relatore, questo lavoro è frutto delle audizioni e del processo partecipativo che è iniziato e nei fatti si è concluso nella scorsa consiliatura con il sindaco Marino. E mi fa piacere che il consigliere abbia citato gli incontri che si sono tenuti nel municipio, a dimostrazione del fatto che, insomma, non è vero che in passato i processi partecipativi non si sono fatti, e in questo caso vediamo come hanno funzionato e come portano oggi dei risultati. Solamente un appunto: era arrivato a tutti noi anche una richiesta di audizione, di confronto prolungato con la Commissione Commercio, che avrei ritenuto necessario semplicemente perché i comitati, i VAS e della cartellonistica che si sono impegnati in questi anni nel processo partecipativo con la scorsa consiliatura avevano diritto a sapere, insomma, cosa pensava non questa maggioranza ma la nuova commissione commercio in maniera più approfondita. Poiché alcune osservazioni non da questa maggioranza ma anche nello scorso percorso non sono state però recepite dal Comune di Roma, il Partito Democratico ha deciso di astenersi. Altre dichiarazioni di voto? Se non ci sono dichiarazioni di voto, allora andiamo direttamente alla votazione. Ah, consigliera Tripputi. Sì, volevo solo, prima di fare la dichiarazione, puntualizzare un concetto. In commissione si è discusso appunto di questa proposta di deliberazione, ma avevo anche premesso in commissione il percorso che è stato avviato con le assemblee pubbliche nei vari municipi per sviluppare poi i 15 piani di regolamento degli impianti pubblicitari. Il percorso era stato già esaurito,
Quindi si è interrotto semplicemente perché poi c'è stata la consultazione elettorale. Quindi riportare nuovamente tutte le varie associazioni, comitati di quartiere, avremmo solamente prolungato ancora questo percorso. Quindi era semplicemente la ciliegina sulla torta, in pratica, perché tutti i vari passi e tutti i vari step erano stati già esauriti. Per quanto riguarda la dichiarazione di voto, il Movimento 5 Stelle ovviamente vota favorevolmente. Grazie. Altre dichiarazioni di voto, consigliere Toti? Sì, noi come Gruppo Popolare ci asteniamo perché riteniamo giuste alcune di quelle osservazioni che hanno fatto sia il VAS sia Basta Cartelloni. Perciò, proprio per questo, io l'ho letto attentamente, ci sono delle preoccupazioni che penso abbiano hanno motivazione, motivazioni giuste, e perciò rispetto a questo c'è il voto d'astensione. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Passiamo alla votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? La delibera per espressione di parere favorevole viene approvata con 12 voti favorevoli, nessun contrario e 4 astenuti. A questo punto possiamo considerare chiusa la seduta. Diciamo ufficialmente anche alle 11:15. Grazie a tutti.